Pier Silvio Berlusconi, compagno di Silvia Toffanin, ha portato a termine un'operazione milionaria. L'ad di Mediaset, secondogenito di Silvio Berlusconi, ha comprato una sontuosa villa nei pressi di Portofino, in Liguria, dove con molta probabilità si trasferirà insieme alla sua famiglia. Ecco i dettagli sulla lussuosa residenza come il suo prezzo, il vecchio proprietario e le sue caratteristiche corredati da foto. Pier Silvio Berlusconi ha acquistato Villa San Sebastiano. Si tratta di una proprietà che si trova a Portofino, in provincia di Genova, su cui il compagno di Silvia, Toffanin, aveva messo gli occhi da molto tempo. La tenuta, come riporta il Corriere, si estende per 1000 metri quadri ed è circondata da un terreno costituito da vigneti e uliveti grande 1,3 ettari. Il figlio del cavaliere ha comprato la villa acquisendo la società di Luca Bassani Antivari, che possiede vari immobili e che, a quanto si legge dal quotidiano, è molto indebitata. La trattativa, che a quanto pare avrebbe fatto sborsare all'ad di Mediaset addirittura più di 20 milioni di euro per le azioni della società, si è svolta con la consulenza delle banche Intesa San Paolo e Deutsche Bank. L'accordo è andato a buon fine grazie anche al lavoro dell'avvocato di fiducia di Mediaset, Luca Fossati, socio dello studio legale Chiomonti. Quest'ultimo è l'artefice della fine della battaglia legale tra il Biscione e Vivendi. Come puntualizza il Corriere, la buona riuscita dell'operazione ha permesso alla proprietà di restare in mano italiana, al contrario di molte altre tenute della zona. La cifra da capogiro, a cui bisogna aggiungere i debiti della società, sarebbe quindi comprensiva degli altri immobili da questa posseduti. Si tratta quindi di un'operazione finanziaria che ha portato Berlusconi a investire a tutti gli effetti sul territorio ligure. Bassani Antivari, ereditiero della famiglia che ha fondato il marchio Biticino, è noto per essere il fondatore, negli anni 90, del marchio di lussuose barche a vela Wally Yacht, acquistate da magnati come Marco Tronchetti Provera o il manager L'Oréal Lindsay Owen Jones. L'imprenditore da qualche tempo si trova in difficoltà economiche, dovute a cattive gestioni del patrimonio e a disaccordi in famiglia. Basta pensare che nel 2021 ha venduto la licenza esclusiva Wally al gruppo Ferretti, mantenendo solo il ruolo di consulente.